Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, come al solito, ormai saranno 2 mesi che esordisco dicendo mi sembra di non registrare dall'82, è più o meno, infatti, è così. Quindi fatemi sapere come state. Sto facendo veramente un po' di fatica temporale, mica peraltro, a registrare, ma io spero che così chi mi guarda possa essere contento lo stesso, se ogni tanto spunto come un fungo. E sempre nella speranza, che detto così sembra una roba mortale, però insomma, nella speranza di tornare ad avere una cadenza un attimino più regolare. Così, già che ne stiamo parlando, chiaramente andiamo verso un periodo in cui, lavorando in una libreria che tratta anche testi scolastici, insomma, succederà di nuovo che sparirò perché il periodo della scuola sarà molto tosto, però è inutile affacciarsi la testa prima che le cose accadano. Andiamo avanti così. Quindi raccontatemi appunto come state, cosa state leggendo, cosa fate di bello. E io devo ringraziare, diciamo, oggi, ma sempre per essere nella mia vita, la mia amichina e Cap of Seal, che spero che voi conosciate tutti. In caso contrario, qua sotto ci sono tutti i riferimenti, ma so che in tanti la conoscete già, perché mi ha dato la mia spronata a fare questo video, mi ha taggata. In questo video che, se ho capito bene, è stato ideato da Hobbit di Biblioteca, che saluto se guarda questo video, e ovviamente sul suo canale potete trovare il video originario da cui è partita questa idea, e vedo che lo stanno facendo in un po' di colleghi che conosco e sono contenta di farlo anch'io, un'idea molto carina. E di cosa si tratta? Si tratta del nominare 10 case editrici che possiamo avere più o meno nel cuore e scegliere un libro per ognuna di queste case editrici di cui parlare. Io esordisco dicendo che ho cercato di scegliere, più o meno riuscendoci, dei libri di cui abbiamo parlato meno, o comunque abbiamo parlato un po' di tempo fa, per evitare di riproporvi sempre le stesse cose, perché il tema del libro preferito tra e tutta una serie di cose ricorre molto spesso, quindi non voglio ammorbarvi e risultare ripetitiva sempre con le stesse cose, no? Quindi insomma, ho cercato di fare un po' questo lavoro. Chiaramente ci sono delle cose che avete già visto perché era impossibile evitarlo del tutto. Non credo che ci siano delle regole precise sulla scelta delle case editrici, ma ho avuto piacere di cercare di sceglierne di piccole o medio piccole e di non puntare sulle grosse, come tra l'altro ha fatto anche la Sil, per diversi motivi. Principalmente perché supportiamo tutti quanti più o meno volentieri le case editrici indipendenti e cerchiamo di farlo anche in queste piccole occasioni. Comincerei subito con Marcos y Marcos, casa editrice che ha citato anche la Sil, già nominata 7 volte in 2 minuti la Sil, e avrei potuto scegliere diversi testi pubblicati da questa casa editrice perché mi piace molto, però siccome vi anticipo già che parleremo di un libro Marcos y Marcos anche in uno dei prossimi video, insomma adesso dipende dall'ordine della pubblicazione, però ho scelto questo perché un altro l'ho già inserito da un'altra parte e perché della Bibbia al Neon abbiamo parlato già tantissimo. E quindi In viaggio contromano di Michael Zadorian, credo che si dica, non so se si dica Zadurian, non ne ho idea onestamente, che è un libro da cui è stato tratto anche un meraviglioso film. Io ho letto il libro proprio nell'ottica di andare poi a vedere il film al cinema perché mi era stato proposto e io preferisco sempre leggere prima i libri. È stato un massacro. Calcolate che sono arrivata alla fine, adesso spiego in che senso un massacro, ma sono arrivata alla fine stoppandomi e non riuscendo a terminare la lettura prima di andare a vedere il film al cinema perché è un libro molto doloroso. Per quanto sia scritto con una delicatezza e l'argomento trattato sia preso con delle pinze particolari, comunque è un tema molto tosto, nonostante per grazia del cielo per il momento non mi riguardi poi così tanto da vicino. Parla di una coppia di anziani, marito e moglie, che decidono di, come sempre hanno fatto nella vita, ma di fare, diciamo, un ultimo viaggio on the road insieme, perché lui comincia a manifestare seriamente i sintomi di una malattia degenerativa neurologica
e che adesso non ricordo con spiccione, non dico il nome perché non mi ricordo specificatamente se sia demenza o Alzheimer, comunque insomma non voglio dire delle baccate, per cui lo teniamo generico, per cui loro prendono e vanno via nonostante tutti i loro parenti siano in disaccordo e affrontano questo viaggio meraviglioso insieme. Ovviamente, essendo tra l'altro trattandosi di un viaggio lungo, lui, chi è? Nessuno. Lui comincia appunto ad avere degli episodi relativi alla malattia sempre più frequenti, quindi lei spesso e volentieri si trova in una situazione oltre che difficile anche di grande solitudine e è stata una lettura veramente complicata. Dopodiché ho visto il film e mi sono devastata per la seconda volta, solo a quel punto sono riuscita a finire il libro, ma è solo per una questione appunto emotiva, non perché il libro non sia bello, anzi è stupendo, motivo per cui ve lo consiglio. Quindi amanti della sofferenza indotta, come me, accorrete se non l'avete ancora letto, fateci un pensiero perché è veramente un libro importante. Secondo me, e come dati tecnici, abbiamo 18 euro per 280 pagine circa, font il più comodo di sempre, come al solito, perché Marcos y Marcos ha un font meraviglioso. E con questo chiudo. Andiamo avanti con un'altra casa editrice classica su questi schermi, cioè qua ne sentite parlare davvero molto spesso. E in questo caso del libro vi ho parlato di recente, però io non mi sentivo di non prendere proprio questo. Sto parlando di Aimé Bender, La notte delle farfalle. Ero indecisa tra questo, tra il parlare di questo e il famosissimo, l'inconfondibile Tristezza della torta al limone, però forse ho parlato più dell'altro, quindi parliamo di questo. Questo è recente perché mi pare che sia uscita, no, beh, 2021, sì, un paio d'anni, ne ha scarsi, ed era un po' che non veniva pubblicato qualcosa di questa autrice. Io ringrazio sentitamente Marcos y Marcos di Minimum Fax, scusate, Minimum Fax, quante volte ho chiamato Marcos y Marcos? 8 probabilmente. Ringrazio Minimum Fax per insomma, la pubblicazione dei suoi libri perché secondo me sono davvero speciali, come lo è stato anche questo. Questo libro parla di una bimba che in giovanissima appunto età viene separata da sua madre in seguito a un episodio particolare, un eccesso di violenza dovuto a una crisi nevrotica molto forte e viene per cui prelevata e assegnata, consegnata a tutta una serie di persone e di istituzioni per separarla dal pericolo che sua madre era arrivata a costituire per lei. E stiamo con questa protagonista lungo un arco di tempo abbastanza vasto fino a che lei diventa adulta. E la trama si sviluppa intorno a questo, cioè intorno a quello che le succede e intorno comunque a questa ricerca costante di sua madre che delle volte sembra interrompersi, ma in realtà poi non è mai così. E quindi è un libro estremamente introspettivo, estremamente, come dire, aleatorio, racconta delle cose magari comuni, usuali, per poi che poi nascondono un messaggio, scusate, più profondo di quello che sembra. E niente, lei per me scrive in un modo incredibile. L'autrice che per me incarna principalmente questo famoso stile di scrittura onirico, quindi queste atmosfere che crea intangibili, che fai fatica anche a immaginarti, e tutta una serie di cose, ha un potere emotivo molto forte per me la sua scrittura, ovviamente coadiuvata dalle storie che racconta. Dati tecnici, 19 euro per la nuova edizione, 325 pagine, font interlinea molto spesso, font medio, quindi devo dire sempre molto comodo. Ora, anche di lui abbiamo parlato, magari meno spesso, e anche questo è un editore che vi dico sempre che mi piace molto, si tratta di H. E ho preso Sonno Bianco di Stefano Corbetta, che è un altro dei miei libri del cuore, in assoluto. Un'altra storia allegrissima, come potrete immaginare, perché d'altronde non vi stupirò dicendo che sono le storie che prediligo. E Stefano Corbetta, credo che questo, credo, sono abbastanza sicura che questo sia il suo romanzo d'esordio e è partito toccando la pianissimo. Praticamente si è immaginato
una coppia di gemelle, quindi due sorelle gemelle, che vengono improvvisamente in giovane età separate da un incidente, in seguito al quale una delle due rimane in coma. Per cui lui si concentra come dire, sul mettere nero su bianco le emozioni di quella che in realtà rimane sveglia e di tutto ciò che comporta nella sua vita, quindi tutta una serie di rapporti che vengono inficiati dal senso di colpa, chi la fa sentire in colpa, altre situazioni in cui lei ci si sente senza che nessuno ce la faccia sentire, insomma, nel frattempo la sua vita in qualche modo deve andare avanti. E lo fa, va avanti, però sempre con questo spettro della sorella in coma, che ovviamente lei non riesce a lasciarsi alle spalle, fino ad arrivare alla fine della storia, in generale a porsi una grande domanda. Questa sorella è bene che si svegli o è bene che non si svegli più? Insomma, non è così diretto nel libro, però il concetto, un po' la morale che io ho cercato di estrapolare, di capire alla fine è un po' questa. Anche in questo caso Corbetta, tra l'altro Corbetta ha una capacità micidiale di far parlare i personaggi più disparati, nel senso che è una cosa che noto in alcune scritture più che in altre, grazie al cavolo, però nel senso ci sono delle volte in cui un uomo che delinea molto bene un personaggio femminile mi colpisce fino a un certo punto, invece il caso di Corbetta è uno di quelli in cui vengo molto colpita. Da come sia stato delineato nei particolari e soprattutto nelle sensazioni un personaggio opposto a sé, che non solo è un uomo che delinea una donna, ma è un uomo di una certa età che delinea una donna più giovane, insomma, non ne sto facendo una questione di genere, questo voglio che sia chiaro. È proprio siccome io non sono una scrittrice e non so come funziona il processo creativo, almeno posso saperlo teoricamente, ma non lo so sulla mia pelle, mi immagino che sia complesso. Da parte di una persona di un certo tipo, immaginarsi e far comportare in modo così credibile e coerente un personaggio così diverso da sé. Non so se credo di non essermi capita neanche da sola, per cui chiedo scusa, taglio che forse è meglio. Questo libro costa 16 euro per 280 pagine circa. Anche questo è scritto grandissimo, super comodo e quindi super consigliato. Arriviamo adesso a un altro editore, mi devo spicciare, mi sa, perché ho parlato solo di tre e non va bene. Passiamo a Edizioni EO, altro editore che è abbastanza una garanzia per me, e ho preso La buona educazione di Alice Bignardi, dove torna un tema di cui più o meno abbiamo già accennato con Zadorian, quindi torna la malattia mentale neurodegenerativa. E qui si parla del rapporto madre-figlia. Sia di come è prima della malattia, sia di come diventa durante e dopo la malattia. È un librino super sottile, quindi non immaginatevi una cosa pesantona. È anche costituito da parecchi dialoghi scritti molto bene per quel che mi riguarda, quindi è un libro che si legge agilmente dal punto di vista tecnico, se così lo vogliamo chiamare, ma meno agilmente sempre dal punto di vista emotivo. Giuro che non ho fatto apposta a prendere tutti i libri dagli stessi argomenti, in realtà è proprio il genere che leggo di più, quindi ce ne farei una ragione. C'è poco altro da dire, lei ha una scrittura super fresca, super moderna, mi viene da dire in un certo senso, e il ritmo anche abbastanza ben cadenzato, no? Non so come dire, i due. E quindi niente, è un libro dalla mole fisica piccola, ma dalla mole emotiva molto molto grande. Non sto respirando, scusate, ogni tanto mi vedete affaticare, ma il motivo è sempre lo stesso. Altro esordio, leggo qua dietro, quindi insomma, di una scrittrice giovane che ho molto apprezzato e che non vedo l'ora, insomma, di leggere nuovamente. Dopodiché, ho deciso di parlare di Iperborea, perché nonostante non legga spessissimo libri di Iperborea, quando li leggo generalmente mi piacciono. E ho preso Piovevano uccelli di questa scrittrice canadese, se ricordo bene, che si chiama Jocelyn Saucier, che non si pronuncerà mai così, e che ho letto, mi sa, insieme a Alice Bignardi, mi sa che li ho letti insieme questi due, comunque l'anno scorso mi pare che fosse, proprio di questo periodo. E anche qua altro argomento allegro, per cui in Canada
durante il periodo degli incendi, sì, che è una cosa che ho scoperto leggendo questo libro, purtroppo perché sono un ignorante fondamentalmente, questi tre anziani, due uomini e una donna, decidono di ritirarsi a vivere insieme nella natura, quindi lontano dalla civiltà, se così vogliamo dire, ognuno aspettando il momento della propria dipartita, chi in un modo, chi in un altro. E qua già l'idea, secondo me, è avvincente, nel senso che soltanto immaginarsi una cosa del genere, andare a estrapolare ognuno degli approcci di tre personaggi diversi, cioè secondo me è un'operazione veramente lodevole. E anche, come dire, il tenore, il mood che si percepisce qua dentro è molto particolare. Ho visto che ho messo un segnetto. E sto guardando se può essere interessante leggervi questa frase, che penso che fosse questa che io avessi evidenziato, e dice: è solo quello, la lettera senza errori, a convincere sua madre a smuovere mari e monti per ritrovare quella parente. E più in particolare è stato il congiuntivo. Sua madre aveva fatto l'insegnante per 30 anni ed era rimasta sconvolta nel leggere frasi come: non immaginavo che la crudeltà e l'ingiustizia potessero arrecarmi un dolore così grande. È chiaro che è soltanto una frase, per cui non è che da qui io possa farvi capire molto, però c'è proprio questa perenne sensazione, come se il fatto di decidere di ambientare la storia in quel preciso periodo durante il quale avvenivano questi eventi catastrofici a livello naturale, fosse se aleggiasse sempre con grande presenza nelle vite dei personaggi che magari non sono esattamente in quel punto, ma ne vengono toccati comunque, come se la pesantezza di quello che sta succedendo a livello mondiale, a livello naturale, cioè a livello di pianeta, non mondiale, permeasse un po' anche quello che succede a loro. Ecco, insomma, sto vaneggiando anche qua, meno male che ho detto che mi devo muovere, 16,50 € per 190 pagine circa qua. L'agilità non è dei nostri, nel senso che il formato comunque non si presta particolarmente, però comunque è un formato che mi piace, non si presta alla grandezza del font. Non è minuscolo, però insomma, comunque c'è un buon interlineo. Dopodiché sono rimasta un po' in difficoltà a un certo momento con la scelta delle case editrici perché non riuscivo a trovarne che avessero all'interno del catalogo un qualcosa di cui non vi avessi parlato bene, quindi già molto bene. Quindi ho preso L'amica perduta e ritrovata di Jolly Bunting per Frassinelli. Appunto, ve ne ho già parlato, è un'altra storia che riguarda in questo caso sempre il rapporto difficoltoso tra figlie, in questo caso, e genitori, e qua c'è di mezzo anche la droga, tutta una serie di cose, ma il bello è la positività che ti lascia, nonostante la storia sia molto triste, in relazione ad uno dei sentimenti più grandi che prova l'essere umano, che è l'amicizia, perché queste due ragazzine si trovano in un contesto, tra l'altro, di estrema, voglio dire, povertà e di estremo disagio. Una nata e cresciuta lì, l'altra arriva dopo tutta una serie di eventi traumatici nella sua vita e si sostengono l'una con l'altra. Finché, diciamo, si capirà, si vedranno i risultati, della diversità dei loro caratteri che si sono scontrati con la durezza del mondo. Ecco, non voglio dire di più perché non voglio spoilerare il libro qualora qualcuno lo volesse leggere. E, anche in questo caso l'ho trovato estremamente profondo e non si può dire certo che sia un romanzo rosa, però credo che sia uno di quelli che si avvicina di più a questa categoria che mi sono rimasti nel cuore, proprio perché non è solo una questione di storia d'amore, ma c'è tutto anche un contorno dietro. Bellissimo libro, scrittura molto semplice, voglio dire, non è che si imponga particolarmente su altre, però dà bene lo spazio invece alla potenza della storia. Questo costa 17,90 €. Sono 290 pagine circa e il font, la grandezza è media, l'interlineo è buono. Insomma, ce ne sono di più grandi, ma comunque si lascia leggere. Arriviamo alle ultime 4, sono tante 10, cavolo. Ho preso Elliot Edizioni e
e ho avuto un po' di perplessità su cosa scegliere. Alla fine ho preso un libro che è con me da tantissimo tempo, che è Le Siamesi di Alessandro Berselli. Ed è un thriller, un noir, credo che sia la definizione più adatta, forse uno tra i più brevi che io abbia letto nella mia vita, ma tanto breve quanto angosciante. Parla di un fine settimana che inizia normalmente, quindi caratterizzato dalla voglia di svago, dalla voglia di divertimento, di, come dire, di scacciare i pensieri e quant'altro, e che finisce diventando, come dire, non so neanche come descriverlo, perché poi se vi dico tutto, cioè quel poco che vi posso dire vi rovinerebbe la lettura. Finisce col diventare una specie di vortice di disperazione in cui le protagoniste cadono, una in particolare. Ok, scusate, ho dovuto tagliare perché ho fatto uno spoiler che non volevo fare. Insomma, si cade insieme ai personaggi del libro in questo vortice di disperazione da un momento con l'altro, senza neanche, insomma, che ci si spieghi molto bene come sia successa questa cosa. E il tutto diventa estremamente ansiogeno, estremamente claustrofobico. E basta. È molto difficile da descrivere, non, qua parla della scrittura di Berselli, che tra l'altro è super attraente, come si dice, calamitante, come si può dire, attira particolarmente l'attenzione e ti fa sentire questa idea di soffocamento, cioè non so se vi capita anche quando guardate i film dove c'è qualcuno che magari rimane incastrato in qualche grotta, in qualche roba che involontariamente, no, si patisce come se si fosse lì. Ecco, questa è la sensazione che mi ha dato questo libro e nello specifico lo stile di Berselli, che è un autore, insomma, che seguo sempre con molto piacere. Vado avanti, sono 14,50 euro, erano che almeno per 120 pagine circa, font direi comodo anche lui. Poi prendo fiato, ho scelto di parlarvi di nutrimenti. Nonostante non abbia all'attivo chissà quante letture di questa casa editrice, ma la sto scoprendo e mi sta piacendo sempre di più. E ho scelto Il secondo ritorno di Giuliano Gallini, che anche lui ha scritto un libro che per me è difficile riassumere in poche parole. Tutto è difficile da riassumere in poche parole per me, però va bene. E si è immaginato un parallelismo tra due personaggi, una donna e un uomo, e quest'uomo è Joseph Conrad, che vive evidentemente in una certa epoca, e la coprotagonista invece vive, mi pare, quasi 100 anni dopo di lui, ma loro due sono inconsapevolmente legati da un filo, che appunto Gallini si è immaginato sulla base di tutta una serie di elementi, tra cui una certa storia che Conrad stava scrivendo, e la concomitanza con determinati avvenimenti che accadono realmente alla protagonista femminile. È un po' un macello detto così, però è estremamente particolare. E mi ricordo di averlo letto tendenzialmente divorandolo, come neanche stessi leggendo, non so, un thriller scavezzacollo, no? Ed è particolare quando succede con questi romanzi così lontani da quel genere adrenalinico, no? Non è sicuramente un romanzo adrenalinico. Però non riuscivo a metterlo giù, volevo assolutamente sapere che cosa stesse succedendo e quindi ve lo consiglio con molto cuore, non so neanche se me ne ho mai parlato qua, quindi forse era ora. Costa 16 euro per nutrimenti, abbiamo detto, sono 170 pagine e c'è un buon interlinea, anche se il font è medio, comunque è abbastanza comodo. Dopodiché ho infilato, c'è anche il segnalibro abbinato, adoro. Comunque, optato per infilare, dunque anche lì dovevo scegliere se parlare di un altro libro di cui però ho appena parlato e parlerò in un altro video, sempre non so se prima o dopo questo, e allora ho detto, sai che cosa c'è? Metto dentro una casa editrice di fumetti e ho messo dentro Bau Publishing, per cui non potevo far altro che scegliere Saga, che è una serie, non è un'opera autoconclusiva, ma che è la mia serie illustrata preferita di tutti i tempi. E purtroppo sono un po' di anni che non leggo più tante graphic novel quanto facevo prima, però questa rimane e rimarrà, credo, per sempre la mia serie preferita in assoluto. È così assurda, così
indecifrabile e più che altro inspiegabile, così delirante a volte, che secondo me non può non piacere perché non fa parte di un genere. Okay? Poi, sì, volendo si può dire che fa parte del fantascientifico perché siamo nel futuro. Si può dire che fa parte del fantasy perché ci sono delle creature particolari, come vedete, anche alate o cornute, tutta una serie. Sì, però è fuori da ogni incasellamento questa storia, per cui io chiedo sempre a tutti coloro con cui ne parlo di dargli una possibilità, perché secondo me è fantastica. C'è da dire, visto che ne stiamo parlando, che è abbastanza, cioè no, senza abbastanza, è parecchio esplicita, parecchio. Il linguaggio è molto colorito e ci sono anche delle scene sia di nudo che delle scene, insomma, ci sono delle scene un po' forti e c'è parecchia violenza, siamo in guerra, quindi insomma, non è per tutti sotto quel punto di vista, ok? Non è per tutte le sensibilità, però per quel che riguarda i gusti, io lo consiglio sempre perché secondo me va bene, a prescindere. Comunque, di che cosa parla? Parla di una guerra che coinvolge tutto l'universo e tutti i pianeti che ci abitano dentro e tutti gli occupanti dei pianeti che sono dentro l'universo, insomma, e su ogni pianeta abita un tipo di popolazione diversa. In questo caso, una abitante del pianeta dove abitano gli alati, si innamora di un cornuto. Sto dicendo così, che non è bello, però va bene. E da questa relazione nasce una figlia, che è una femmina, e la storia parte già con la bambina nata, quindi non vediamo l'innamoramento e tutta una serie di cose, cominciamo a vedere quella che è la fuga perpetua praticamente di questa coppia per proteggere sia il loro amore che che il frutto del loro amore, che è la loro bambina, e nel frattempo faranno questi viaggi interstellari dove incontreranno la più grande quantità di personaggi e di tipi assurdi, ne avete un'idea? E niente, questa è Saga, secondo me Saga è, non so, io non so come altro dirlo, non lo dico più perché ci siamo capiti, andiamo avanti. E vedo che il prezzo è coperto, non mi ricordo francamente se me l'ha regalato qualcuno o se l'ho preso usato. Ho un vuoto, ma non ci interessa. Comunque non so quanto costa, di solito prima si aggiravano tra i 15 e i 17, adesso sono un po' più alti i prezzi dei volumi che stanno uscendo. Vi faccio vedere una tavola, se riesco, senza né farvi spoiler né farvi vedere delle cose che magari appunto possono urtare la sensibilità, ma c'è sempre sangue ovunque. Vabbè, vi faccio vedere questa. Ecco, sperando che si veda nettamente. I colori sono estremamente cupi, tutte le ambientazioni sono estremamente cupe, ma sanno anche essere accesi e vari, cambiano a seconda anche delle ambientazioni. È stupendo. Non so se si capisce, da davanti. L'ultimo libro di cui vi parlo e di conseguenza l'ultima casa editrice di cui vi parlo è Sam. Con Sam ho un rapporto altalenante. Delle volte, insomma, divoro due o tre libri di fila, delle volte sto senza leggerne, insomma, dipende un po'. Questa volta. Allora, di questo libro parliamo anche nel video delle letture, che non so appunto se sarà ancora uscito, se uscirà a breve, quindi non mi dilungo, però questo libro mi ha fatta innamorare completamente. Si chiama La Lucina ed è di Antonio Moresco. Questa è una nuova edizione perché in realtà era già stato pubblicato, se non erro, nelle Libellule Mondadori tanti anni fa. Spero di ricordarmi bene. Quindi è stato ripubblicato, gli è stata data una nuova veste grafica che personalmente è spaziale, secondo me. E è un breve racconto, tra l'altro ambientato in montagna, in un borgo isolato, quindi è esattamente non solo la mia ambientazione preferita, ma anche il luogo dove vorrei vivere nella realtà. E racconta di un uomo solo, di un uomo estremamente solo, e che lo è per scelta, e che altrettanto per scelta decide in un certo senso di interrompere la propria solitudine, o meglio, lui lo può scegliere tutti i giorni, perché comunque può recarsi al borgo abitato più vicino per fare le sue spese, le sue cose, per carità del cielo. Ma a un certo momento si lascia attirare da una lucina che compare in un punto dove tecnicamente non dovrebbe esserci niente e quindi tantomeno nessuno. La storia è quella di lui che va a scoprire che cos'è quella lucina, chi la accende e la spegne,
e che cosa rappresenta in un certo senso. Il libro è molto più metaforico di quanto non possa sembrare e questo è esattamente il suo bello. Comunque poi ne parliamo più approfonditamente nell'altro video. Questo costa 15 euro per 170 pagine circa e il font è questo qui, molto 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 comodo, bellissimo, anche questo si beve che è una meraviglia. Bene, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me oggi, ringrazio di nuovo la SIL e anche Hobbit di Biblioteca per aver creato questo video che trovo che sia davvero interessante, soprattutto sentire quelli degli altri, insomma, così si scoprono tante nuove cose. Se volete allungare le wishlist, vi lascio qua sotto un po' di link di altri colleghi che hanno fatto questo video. E io per il momento vi ringrazio, vi saluto, vi bacio, vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!